Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica che ci porta a Sulmona, dove il candidato a sindaco Andrea Gerosolimo con un post su Facebook ha annunciato il suo ritiro dalla campagna elettorale. L'ex assessore regionale della Giunta D'Alfonso parla nel post di un venticello calunnioso agitato in città e di un accordo obliquo fra centrodestra e centrosinistra per abbatterlo. Vediamo il servizio. Il colpo di scena nelle elezioni amministrative arriva da Sulmona ed è un post social del candidato sindaco Andrea Gerosolimo. In una lettera aperta, infatti, annuncia di voler rinunciare all'ultima settimana di campagna elettorale, di fatto ritirandosi dalla competizione. Gerosolimo era a capo di una coalizione civica che al primo turno aveva guadagnato l'accesso al ballottaggio con 4.598 voti, il 34,32% delle preferenze degli elettori che in prima istanza hanno preferito però la coalizione di centrosinistra guidata da Gianfranco Di Piero in testa con 5.308 voti, il 39,62%. Una scelta che, se si guarda solo ai numeri, apparrebbe incomprensibile perché la partita del secondo turno sarebbe tutt'altro che chiusa. Ma, leggendo lo scritto di Gerosolimo, si comprende cosa abbia spinto l'ex assessore regionale della Giunta D'Alfonso a defilarsi. Gerosolimo parla di sconfitta personale per aver preso 800 voti in meno delle liste a suo sostegno, ma soprattutto punta il dito contro il clima negativo creato in città nei suoi confronti. Un venticello calunnioso lo definisce Gerosolimo. Sono stato sottoposto ad un linciaggio mediatico senza precedenti, scrive, un linciaggio umano che non auguro a nessuno. Gerosolimo poi dice di essere in possesso di materiale diffamatorio che sarà oggetto dell'attenzione degli organi competenti perché al di là dei binari della critica politica. Nel post, infine, non si risparmiano stoccate né al centrodestra né al centrosinistra. L'ormai ex candidato sindaco, infatti, parla di un accordo diagonale tra i due poli, non per governare la città, ma per abbatterlo. Dopo aver ringraziato i suoi 112 candidati, Gerosolimo conclude annunciando che il suo gruppo farà un'opposizione attenta e rigorosa, rispettando il principio di pacificazione più volte espresso durante la campagna elettorale. Continueremo il nostro percorso attraverso lo strumento della partecipazione civica che abbiamo ritenuto il miglior modo di dare rappresentanza alle nostre comunità, si legge nel post. Sulmona ha deciso di farsi rappresentare dai partiti, chiosa Gerosolimo, ma siamo certi che il tempo ci darà ragione. Adesso la cronaca: assalto questa notte al bancomat della filiale della Banca Biper a Fara San Martino in provincia di Chieti. Una potente deflagrazione attorno alle 2.30, svegliato mezzo paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Lanciano che hanno recuperato a terra varie decine di migliaia di euro che i malviventi non sono riusciti a prendere. Lo scarso bottino che invece sarebbero riusciti a prelevare ammonterebbe a poche centinaia di euro. Durante l'esplosione sarebbe rimasto ferito uno degli assalitori del bancomat. La filiale è stata semidistrutta dalla deflagrazione innescata dalla tradizionale marmotta piena di esplosivo. I carabinieri stanno verificando anche le telecamere presenti in paese per cercare di identificare i malviventi che sono fuggiti verso sud. E a Montesilvano non si arresta l'ondata di incendi di autovetture. All'alba di oggi, in un deposito in via Verrotti, un rogo ha completamente distrutto quattro autovetture che erano parcheggiate all'interno. A causa delle fiamme sono poi rimaste danneggiate altre tre macchine, un furgone e un rimorchio telonato. Il fuoco è stato spento dal pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Pescara. Si indaga per chiarire le cause del rogo e non si esclude alcuna ipotesi. Andiamo a Chieti adesso, dove ci sono novità riguardo le agevolazioni per la Tari. Famiglie e attività avranno più tempo per presentare le domande e più persone potranno beneficiare degli sgravi. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Più beneficiari e più tempo per presentare le domande. Novità a Chieti riguardo le agevolazioni della Tari per i danni economici subiti durante il primo lockdown. Il termine per presentare la domanda per ottenere gli sgravi è stato posticipato di una settimana, fissato al 18 ottobre.
La soglia ISEE per l'agevolazione è stata portata da 10 a 15 mila euro e ci si potrà rivolgere direttamente ai CAF. Certo, allargando ai 15 mila euro di ISEE abbiamo una fetta molto importante della popolazione che sicuramente supererà il 50%, quindi sicuramente chiediamo ai cittadini di essere vigili su questo e presentateci le istanze. Mi preme sottolineare quali sono le modalità d'accesso, perché ovviamente l'amministrazione è interessata ad ottenere più istanze possibili, quindi c'è l'app Smart PA che si può scaricare da qualsiasi store, però presso i CAF e i cittadini CAF convenzionati, i cittadini possono compilare l'istanza cartacea e con tutta l'assistenza del CAF anche per quanto riguarda poi l'ottenimento della certificazione ISEE. Possono accedere anche al segretariato sociale per un supporto alla compilazione delle domande, quindi diciamo cartaceo e digitale che convivono all'interno appunto dell'accesso di questo servizio. Non solo per le famiglie ma anche per le attività. Le imprese con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 27% tra il 1 aprile e il 31 marzo 2020, potranno fare richiesta per gli sgravi fiscali. Per questo in totale vi è circa 1 milione di euro, di cui oltre la metà per le famiglie e il resto per le attività. Torniamo a Montesilvano. Grazie ad un'applicazione web è possibile essere guidati nella visita delle opere di street art realizzate in città. Nell'applicazione ci sono anche tutti i riferimenti biografici degli artisti che hanno realizzato i lavori. Vediamo. Una web app per mettere in rete i murales realizzati da artisti di fama internazionale e da giovani talenti locali. Street Art è il progetto ideato dal comune di Montesilvano e servirà a favorire anche la rigenerazione urbana. Abbiamo iniziato con degli interventi, i primi che abbiamo realizzato sul campo di Via Foscolo attraverso un bandolo Sport E. E poi di lì abbiamo insomma, preso il largo con tante altre iniziative, sì di artisti locali ma anche di artisti internazionali. La ciliegina sulla torta l'abbiamo messa a maggio di quest'anno, quando abbiamo realizzato la prima edizione del Pulpa Festival. Accedere alla pagina è semplicissimo, come ci spiega Andrea Parisi, amministratore di Tentazione Europa. Basta semplicemente andare qui dove c'è il QR code, prendere il cellulare, azionare la fotocamera e automaticamente possiamo andare proprio all'interno del sito. Visit Montesilvano Street Art. Una volta entrati dentro possiamo esplorare tutte le opere, ma la cosa molto importante è che naturalmente c'è proprio una cartina, come vedete, digitale, a forma di bomboletta tra l'altro, dove cliccando sulla bomboletta si potrà raggiungere quella che è l'opera che si vuole conoscere. Adesso torniamo a Chieti. L'associazione La Gente d'Abruzzo e la consigliera comunale Pompilio si fanno promotori di una iniziativa che punta a coordinare il mondo della scuola a Teatino. Vediamo il servizio. Una cabina di regia unitaria per affrontare le questioni della scuola. Lo chiedono a Chieti l'associazione La Gente d'Abruzzo e la consigliera comunale Serena Pompilio, alla luce anche del mancato servizio mensa negli istituti a seguito dello stop all'appalto imposto dal TAR, mentre i dipendenti rischiano di rimanere senza lavoro e gli studenti si debbono portare il pasto da casa. Tutte queste tematiche, che sono tante e che partono da quelle che sono le istanze dei cittadini, ad oggi sono state trattate tutte in maniera frammentata. Ci vuole una struttura organica, una struttura costruttiva, assolutamente non polemica, non partitica ma propositiva, che sia di coordinamento di tutti quelli che sono i bisogni sulle istanze che provengono dai cittadini e soprattutto dagli studenti. Si parte dai trasporti, poi passare sicuramente alla questione della sicurezza delle scuole, delle strutture antincendio, sismiche, la questione delle mense, che non tratto da ultimo, perché sicuramente uno dei discorsi fondamentali sulla nostra città, che sia un percorso istituzionale che non consenta rimpalli più fra le varie istituzioni e che porta avanti quelle che sono le problematiche esistenti sul territorio, sul settore scolastico. Esiste già un tavolo in prefettura, ma non è sufficientemente allargato, sostengono i promotori dell'iniziativa, secondo cui occorre coinvolgere unitariamente comune, ASL, istituti, TUA e tutte le parti sociali che ruotano attorno al mondo della scuola.
È un monitoraggio, una rivisitazione a tutto tondo dello stato di salute delle nostre scuole dal punto di vista della sicurezza, applicazione del protocollo Covid, normative antincendio, normative di evacuazione d'emergenza, sino alla fruibilità e alla sostenibilità, quindi il problema delle mense, il problema del pieno tempo, il problema degli spazi ricreativi. Per questo noi intendiamo affrontare un percorso non polemico, non strumentale, ma un percorso pragmatico, che è quello di un dialogo istituzionale, costruttivo e fuori dei risultati. Damiano Tommasi è intervenuto all'Università di Teramo come ospite d'onore. L'occasione è stata la consegna dei diplomi della prima edizione del Master di primo livello in comunicazione per lo sport. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Alla consegna dei diplomi della prima edizione del Master di primo livello in comunicazione e politiche per lo sport dell'Università di Teramo è intervenuto come ospite d'onore Damiano Tommasi. Personaggio carismatico del calcio italiano, ex calciatore della nazionale medaglia d'oro agli europei Under 21 del 1996, campione d'Italia con la Roma nel 2001. Per il suo impegno in campo sociale nel 2001, Tommasi è stato insignito del premio nazionale Altro Pallone. Dare ad atleti, ex atleti, la possibilità di formarsi e di mantenersi collegati col sistema scolastico, col sistema della formazione, è stato uno dei punti più forti della nostra attività negli ultimi anni e ancora adesso prosegue. La formazione nell'ambito sportivo è sicuramente ancora molto orientata sull'aspetto prettamente sportivo e meno su quello dirigenziale. Credo che questi master ormai si sono diffusi in maniera capillare, ma ora manca l'altro passaggio, che anche quello ci stanno facendo i passi in avanti, che è appunto accogliere questa formazione all'interno delle strutture societarie e valorizzarla. Non sempre è così, spesso e volentieri non si tende a valorizzare pienamente, a sfruttare questo tipo di formazione. Speriamo che il cambio di passo avvenga, perché come ho detto anche in passato, credo che in Italia, non conosco la realtà di altri paesi, però sicuramente in Italia abbiamo bisogno di formazione dirigenziale che possa condurre il nostro sport verso una proiezione anche sociale diversa rispetto all'attuale. La cerimonia di consegna di questi primi diplomi è stata presieduta da Luigi Mastrangelo, coordinatore del Master e delegato di Ateneo allo sport, e si è aperta con il saluto del rettore Dino Mastrocola. Una grande responsabilità da parte nostra come Ateneo di formare questa classe dirigente sportiva. L'Università di Teramo è stata prima in Italia sotto questo punto di vista. D'altra parte lo sport è un settore centrale nella nostra società, sia a livello sociale sia a livello economico, e la sua gestione necessita di professionalità e di competenze specifiche che questi ragazzi hanno acquisito in questo anno di corso e che spero possano mettere in campo a breve nelle aziende, nelle società sportive e negli enti che vorranno avvalersi della loro professionalità. Dopo uno stop di 2 anni torna Matti per il Calcio, il torneo WISP a cui partecipano fruitori, operatori volontari e medici dei centri di salute mentale abruzzesi. Sindaco a Pescara, da tutto l'Abruzzo per questa bellissima iniziativa di sport e inclusione. Sì, devo dire che vedere questi ragazzi gioire è veramente emozionante. Faccio un plauso alla WISP perché riesce a organizzare iniziative sportive che però hanno sempre un senso di solidarietà, di inclusione, e questa iniziativa che mette insieme medici, infermieri, pazienti che hanno problemi mentali è veramente encomiabile. Vedere gioire questi ragazzi è bellissimo. Lo sport, io lo dico sempre, non è competizione. A noi la parte sportiva che interessa è quella della formazione, della socializzazione, dei momenti ludici e in questo caso anche dei momenti di inclusione sociale importantissimi. Una manifestazione molto importante soprattutto per questi ragazzi che hanno bisogno di stare insieme. Insieme è la cosa bella, insieme ai loro medici, quindi per la prima volta non c'è il camice, non c'è il paziente, quindi un'integrazione fra di loro ed è una cosa bella. Ed ora la pagina dello sport, partiamo dalla Serie C. Questo pomeriggio si apre la giornata numero 8 di campionato nel girone
B. Alle 17.30 scende in campo il Teramo, che al Melani di Pistoia cerca la seconda vittoria consecutiva dopo l'1-0 di sabato scorso contro la Viterbese. Biancorossi a quota 6 punti, a più 1 sugli arancioni toscani di Sassarini, che sono a 5 lunghezze e che dovrebbero confermare più o meno l'11 di sabato scorso, a parte Buà, che è stato convocato con la nazionale Under 20. Dunque davanti a Tozzo, Azmanovic a destra e Rillo a sinistra, con Bellucci e Piacentini in mezzo vista l'indisponibilità di Soprano, che non è stato convocato. Trasciani ancora out e di conseguenza la coppia di centrali è obbligata. In mezzo al campo torna a disposizione Mungo, ma non partirà tra i titolari dopo il problema alle costole. Cucurullo sarà confermato con Arrigoni e Rossetti, mentre davanti Malotti e Rosso saranno ai lati di Bernardotto. Nella Pistoiese out Ricci per squalifica in difesa. Sassarini non dovrebbe cambiare modulo, confermando il 4-3-1-2 con Pozzi tra i pali, Gennari e Sottini sugli esterni, con Sabotic e Pertica al centro, davanti la coppia formata da Vano e dall'ex Lorenzo Pinzauti. Ed ora siamo al Pescara, antivigilia della partita contro la Virtus Entella. Questa mattina i biancazzurri si sono allenati sul sintetico di Silvi e domattina partiranno alla volta della Liguria. Oltre agli squalificati di Ambò e di Gennaro, saranno fuori gli infortunati Drudi e Rizzo. Andrà in panchina Frascatore, mentre tornerà tra i titolari Pompetti. Il tecnico Auteri frena sulle critiche post reggiana e ritiene non da spartiacque la partita di Chiavari. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Noi cerchiamo di giocare un calcio equilibrato, noi con i giudizi che sentenziano dobbiamo andare molto calmi, perché bisogna essere in grado di leggere e di inquadrare quello che lei dice. Noi stiamo bene dal punto di vista fisico, non è che le partite che abbiamo recuperato, vinto alla fine, le abbiamo fatte soltanto sotto l'aspetto caratteriale, è perché ci abbiamo delle idee su cui perseveriamo, su cui insistiamo dall'inizio alla fine, e ci abbiamo un ordine di gioco secondo me importante. Poi magari se avessimo vinto la partita con la Reggiana, le porto solo l'esempio dell'ultima, diremmo esattamente il contrario. Io direi le stesse cose. Questa è una squadra che può non prenderli e può farlo anche per tanto tempo, però forse finché ne continuiamo a parlare come se fosse un aspetto, li ho già portato, 7 partite, 2 autoreti, 4 calci di rigore, ma secondo lei le autoreti capitano tutte le settimane? Cioè il tiro deviato, parabile, che diventa imparabile per il portiere, sono fatti anche estemporanei, quindi andiamo calmi con le sentenze. No, non sono d'accordo, non sono queste le partite crocevia, che non sono queste le partite che vinci o perdi, le devi vincere, meglio certamente che perdere, ma dico delle cose palesemente, ma io ho vinto dei campionati, a dicembre ero 7 punti indietro, ma parliamo, dai. Che squadra è Entella? Una squadra che ha qualità, una squadra che come noi ha preso anche dei gol, ma è una squadra che ha sostanza, che ha qualità anche offensive oltre che difensive, una squadra che per adesso non ha impattato bene la categoria, forse noi l'abbiamo fatto un po' meglio, a parte l'ultima partita che quella sì è stato uno spartiacque in questo momento, e che poi anche pareggiandola non ti allontani tanto. Ma io domando a voi, ma perché noi dovevamo perdere con la Reggiana? Andiamo a vedere quello che abbiamo seminato in campo, è successo, ok, andiamo avanti, ma non sono queste le gare spartiacque, di tempo ce n'è tanto, ma certamente è meglio fare i punti piuttosto che non farli, e noi andremo per fare i punti. Ora la Serie D, quarta giornata nel girone F con la capolista Trastevere che va a giocare sul campo del Pineto. Impegni interni per Chieti e Notaresco contro Fano e Vasto Girardi. Trasferte per la Vastese a Piedimonte Matese, per il Nereto a Tolentino e per il Castelnuovo a Castelfidardo. Il servizio di Jacopo Forcella.
La quarta giornata in Serie D vedrà il clou a Pineto, perché al Mariani Pavone scende la capolista Trastevere, che finora non ha sbagliato un colpo, facendo filotto e bottino pieno con San Benedettese, Notaresco e Tolentino. I biancazzurri di Pomante, dopo l'iniziale sconfitta di Castelnuovo, però sono rientrati subito in carreggiata e lo hanno fatto con 6 reti e nessuna subita contro Monte Giorgio e Aurora Alto Casertano. Un cammino da squadra di grande lignaggio, come effettivamente è il Pineto, e adesso la prova del 9 contro i Capitolini, che hanno fatto vedere ottime cose. Match molto difficile, perché con questo tempo il campo sarà un po' pesante, però non lo so che mi aspetto da questa gara, anche perché non li ho visti mai loro. Ho sentito dire che sono una grande squadra, 3 partite, 3 vittorie, quindi sarà sicuramente dura. Però noi, secondo me, abbiamo le stesse, se non più, qualità dal mio punto di vista, quindi non mi serve una partita, però vedremo domenica. Alle spalle del Trastevere il Castelnuovo, secondo della classe, i neroverdi reduci dal recupero vincente contro il Fano di mercoledì, hanno la trasferta di Castelfidardo. Le prime uscite di campionato hanno certificato quanto la squadra di Guido Di Fabio anche in questa stagione voglia fare un campionato di vertice, aspettando di poter tornare nel campo di casa. Bisogna vediamo in questi giorni come stanno, chi è più stanco, chi è meno stanco, capire, quindi poi decidere in questi giorni se cambiare ulteriormente qualcosa. Però questa è la cosa che mi preoccupa meno, perché ti ripeto, perché sono contentissimo dei ragazzi che ho, come si allenano e come stanno in campo e come sono come gruppo proprio anche fuori dal campo, quindi non è un problema. A proposito del Fano, i Granata saranno di scena all'Angelini di Chieti, sfida questa che verrà all'11 di Alessandro Lucarelli, cercare il primo successo tra le mura amiche, perché nell'unica uscita nell'impianto di casa ci fu la sconfitta contro il Fiuggi. I 3 punti agguantati col Porto d'Ascoli una settimana fa hanno rilanciato le ambizioni di una formazione che punta alla salvezza e poi chissà a qualcosa in più. Dall'altra parte ci sarà l'ex Vittorio Esposito, una delle armi più affilate a disposizione dei marchigiani, che tuttavia però finora non hanno iniziato col piede sulla acceleratore. Impegno interno invece per il Notaresco. Al Savini arriva il Vasto Girardi del tecnico abruzzese Prosperi, dopo lo scivolone col Trastevere anche la squadra di Epifani, come il Chieti cerca il primo successo in campionato nello stadio di casa. L'ultimo match in ordine di tempo, quello pirotecnico di Nereto, all'allenatore è piaciuto per 3/4, non la parte finale, nella quale i vibratiani hanno rischiato di rientrare. Ma tutte sono difficili in questo campionato, lo dico dall'inizio, credo che sia un campionato livellato molto in alto. E quindi sono tutte partite difficili, venivamo da una partita brutta, abbiamo fatto subito una buona reazione sul campo del Nereto e adesso ci proiettiamo alla partita di domenica, cercando di prepararla al massimo, perché ogni partita è difficile e quindi bisogna prepararla bene. Che Vasto Girardi si attende il mister? Ma la squadra che ha cambiato poco, lo stesso allenatore, ha un'identità ben precisa, giocano bene e quindi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti a fare una grande gara, perché per vincere bisogna fare una grande gara. E a proposito di Nereto, la squadra di Senigallesi va a Tolentino, Cremisi partiti bene quest'anno, mentre i vibratiani cercano ancora gli equilibri migliori, ed è normale, visto che è un organico costruito velocemente e che non ha avuto troppo tempo per lavorare insieme. E per darci un'identità definitiva dovremmo ripartire da lì. È chiaro che le condizioni fisiche, climatiche e logistiche che incontreremo domani, non so che tipo di partita ci permetterà di fare, però se noi continuiamo a crescere ripartendo dal secondo tempo, credo ci toglieremo delle soddisfazioni. Trentino è molto insidioso, perché è una squadra fisica, dinamica, agonistica, una squadra che ha giocatori di ottimo livello, è una squadra pericolosissima, soprattutto e purtroppo con le condizioni climatiche del terreno di gioco che troveremo domani, che esalteranno a mio parere ancor più le loro caratteristiche. L'unico punto è quello strappato sul campo del Matese, dove si recherà invece la Vastese, unica squadra a non aver mai vinto e mai perso. 3 pareggi per gli aragonesi, che sono vicini all'arrivo di AGA, mediano ex carrarese, Ancona e Benevento. Sarebbe un rinforzo di assoluto livello per D'Addario, che intanto cerca il primo squillo da 3 punti.
I campani a quota 2 non se la passano granché e la Vastese, con un Alessandro davvero in condizioni super, ha le carte in regola per tornare dalla trasferta col bottino pieno in tasca. Lasciamo il calcio, adesso la pallavolo inizia domani in trasferta a Belluno l'ambizioso campionato di A3 dell'Abba Pineto. Il vicepresidente Marcacci parla dell'importanza della solidità della società. Sentiamo il servizio di Sergio Zappalorto. Francesco Marcacci è un vicepresidente che tutti i presidenti delle società vorrebbero avere con sé. Più bel complimento non avrei potuto farlo. Francesco, intanto benvenuto tra noi, ci fa sempre piacere che tu ci sia, ormai da diverso tempo. Parliamo con te del futuro più che altro della società, perché è una società molto ben impostata, inquadrata, che già ha risposto ottimamente, diciamo così, alle sollecitazioni di un campionato perso all'ultimo colpo. Sì, che in effetti, come ben hai detto, noi come società abbiamo lo scopo di creare una struttura molto, molto compatta, molto comunicativa, e credo che stiamo puntando su questo. Oggi noi inizieremo un nuovo campionato con un'esperienza molto più, diciamo, più formata di quella dell'anno scorso, che eravamo per prima volta in la Serie A3. E le aspettative sono molto, molto buone, e abbiamo molta fiducia in questa squadra che abbiamo creato, e partendo dal mister e da tutti i giocatori. Certamente avere alle spalle una società così consolidata come la nostra, come quello che è Abba, la Abba Pineto Volley, dà una tranquillità a tutta la dirigenza, ai giocatori e a tutto lo staff tecnico. Questo certamente ci pone già in una posizione di vantaggio al resto, diciamo, delle squadre che andremo a confrontare, che sicuramente ci sono squadre con non meno importanza di società e di strutture. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19, vi ricordo anche che se volete trovate on demand i nostri servizi e la nostra produzione sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e anche sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.